Cicali, Sandro, Sandro, Sandro Cicali. Tassello aggiunto alla nostra indipendenza energetica, una piccola cosa, un piccolo lavoretto, niente di particolare, però l'installazione di queste tre luci, come potete vedere, nell'ingresso di casa, che fanno veramente molto comodo. Perché? Perché quando appunto arriva il buio, anche all'ingresso di casa, sopra il portone, lassù c'è un'altra luce che è collegata al pannello fotovoltaico che è all'esterno sulla terrazza. Una volta entrati in casa la luce si accende e via via che proseguiamo, come saliamo le scale, si accende anche l'altra, e come giriamo le scale ovviamente si accende l'ultima. Le altre due sono alimentate, queste qui, dai pannellini che avete visto ho montato all'esterno. Non è una cosa rivoluzionaria, però è una cosa carina, innanzitutto perché le luci si accendono da sole, quindi non abbiamo bisogno di accendere interruttori. Come ci avviciniamo, come ci muoviamo, le luci si accendono. In questo momento i pannelli sono in modalità di ricarica e quindi le luci sono spente. Se stacchiamo lo spinotto la luce non rileva più il pannello e si accende temporizzata. Quindi faremo le prove questa sera appena farà buio e vedremo un attimino il risultato, come è andato a finire. Sono tutti piccoli esperimenti, piccoli diciamo passatempi che io adoro e metto in campo anche per voi, perché queste piccole accortezze sono veramente interessanti. È una cosa anche divertente da fare, è molto semplice come avete visto, quindi sono lampadine che costano poco. Una coppia di queste lampade costa 28 euro, vi lascio i link in descrizione per chi le vuole acquistare. Ne comprerò altre, ne ho già una all'interno del giardino che si accende su,
sulla rampa delle scale, e ne metterò altre due nella parte in fondo del giardino dove ci sono i pannelli, che sono comunque illuminati dalle altre luci dell'impianto del giardino, ma le altre due le metto proprio per quando ci avviciniamo e dobbiamo passare magari in quella zona del giardino che è completamente buia, la luce si accende da sola. Quindi niente di particolare, niente di così eclatante, però una cosa carina, ritenevo giusto farvela vedere. Porto qui all'esterno con me perché proprio appunto era la mia intenzione di mettere altre due lucine praticamente all'altezza di quegli alberi lassù, di modo che quando arriviamo in questo punto si accendono automaticamente. Come avete visto sono veramente fantastiche perché sono totalmente automatiche, quindi non abbiamo il pensiero di dover accendere, spegnere, si spengono da sole. Queste ovviamente dell'impianto del giardino a 12 volt che vanno da sole. Adesso andiamo giù, vi faccio vedere. Tutta l'impiantistica che è stata fatta. Quindi man mano che scendiamo arriviamo e abbiamo anche l'altra lampada che è ovviamente collegata anch'essa. Come potete vedere abbiamo ancora le lucine natalizie. Anche queste sono piccole luci a LED che funzionano con un proprio pannello solare. Ne ho messe sia in terrazza sia sotto questa tettoia. Sono veramente molto carine e le lascerò montate perché non le tolgo. Qui abbiamo l'altro faretto che anch'esso si illumina al passaggio, come potete vedere. Eccoci qua, abbiamo tutto il giardino illuminato. Scendendo giù per la scala arriviamo fino alla casa senza doverci preoccupare di dover accendere o spegnere luci, perché ovviamente quando arriviamo praticamente all'altezza dell'ingresso abbiamo la nostra lampada che è sempre costantemente accesa giorno e notte, anch'essa alimentata dall'impianto solare. Quando arriviamo praticamente a casa, come apriamo la porta si accende automaticamente tutto, veramente molto carino, molto ben fatto e soprattutto molto funzionale. Quindi un'altra piccola idea regalo, che potrebbe essere anche un'idea regalo. Ad esempio, se dobbiamo scendere, arriviamo all'ingresso e ovviamente si accende anche l'altra. Veramente molto carino. Quindi andiamo a fare due conti e poi ci salutiamo. Quindi giungiamo alle conclusioni, è stata una cosa carina, veramente avete visto, è una cosa molto semplice, sono lampadine, costano il giusto, fanno un bel lavoro, perché effettivamente fanno un bel lavoro. Era un piccolo video giusto per farvi vedere anche questa, diciamo, piccola novità nel canale, non è una grandissima novità, però è una cosa carina, mi sembrava carino farvelo vedere perché effettivamente sono molto utili, mi stanno facendo veramente molto comodo, perché e lasci la luce accesa, spengi la luce e torna indietro, magari te la scordi, devi tornare su perché gli interruttori sono in tre punti, ma l'ingresso come avete visto è molto grande e quindi abbiamo tre punti di illuminazione. E quando accendiamo un interruttore dobbiamo accendere quattro di lampade. Non è il problema del consumo perché vengono accese giusto il tempo per salire e scendere. Però queste qui fanno, tra l'altro, fanno anche una bella luce, una luce molto chiara, molto bianca
e queste non costano niente, veramente, con 30 euro, se compriamo due confezioni sono circa 56 euro, 57 euro di spesa, non è una grande cosa. Con poco riusciamo a fare una microilluminazione, tra l'altro si potrebbe utilizzare anche nelle altre stanze, cioè nel senso, se abbiamo la possibilità di poter mettere il pannellino nelle vicinanze facendo un piccolo foro nella cornice della finestra per andare a prendere la luce solare all'esterno, il gioco è fatto. Quindi sono lampade sì nate per, diciamo, per il giardino o per l'esterno, ma possono essere carine anche all'interno. Poi posizionate in alto non si notano neanche più di tanto, quindi anche per il discorso estetico credo che siano una cosa carina, potrebbe essere anche un'idea regalo. Quindi le consiglio per chi si vuol dilettare e divertire anche per fare questa piccola cosa, era una piccola parentesi, diciamo, rispetto a tutto il resto quello che facciamo, ma anche queste fanno parte sempre dell'indipendenza energetica, perché se ne utilizziamo diverse in diversi punti della casa o magari all'esterno dove abbiamo bisogno dell'energia elettrica e non ce l'abbiamo e non vogliamo stare a fare un impianto dedicato con tutti i cavi da passare sottoterra o su tralicci o su pali, beh, con queste sicuramente abbiamo un ottimo risultato con pochissima spesa e pochissimo sacrificio, perché tra l'altro hanno un cavo anche lungo 5 metri, quindi possiamo anche mettere il pannello ad una discreta distanza dalla lampada stessa. Funzionano in automatico e anche se, vabbè, non fossero così durature, magari dopo 2-3 anni non funzionano più, non abbiamo speso grandi cifre. Quindi per adesso vi ringrazio, come sempre vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale Sandro Cicali Free Energy, mi raccomando, l'iscrizione non vi costa niente, non vi cambia la vita, ma cambia la vita a questo canale. Ciao a tutti e grazie!